Grazie da Sandro Cane, cerco di fare star la bici. Allora, ho trovato il rack perfetto per la Marin Pine Mountain. Allora, questo rack fa passare tranquillamente la ruota da 2.8, penso che ci stia anche un 3. Questa è una ruota 27.5, ma penso che ci stia anche una 29 interessantemente grande, ok? Vedo che comunque nella geometria di questa bici il portapacchi non va troppo alto, perciò approvato anche quello. Ed avete la possibilità di inventare un portapacchi non super costoso, perché per trovare un portapacchi, presumo, ma sono sicuro, per una Plus dovete spendere molti più soldi di una bici normale. Questo portapacchi vi fa permettere di mettere dei pannier, come delle borse pannier che vi farò vedere nel prossimo video, senza spendere, senza vendere un rene, voglio dire. Guardate che bella, però, questa è la Pine Mountain 27.5, forcella rigida adattata all'altezza della forcella con sospensione. È praticamente un'alternativa alla salsa Fargo. È una bici da avventura, viaggio, potete fare molta strada, perché vi assicuro che la geometria di questa bici, nonostante sono geometrie adattissime per il trial, sono anche geometrie per viaggi, e è molto reattiva. Io mi sono sorpreso per la dimensione delle gomme e per la reattività di questa bici, che comunque pesa 14 kg, vero? Senza tante cagate attaccate sopra. È comunque una bici rispettabile, che pesa i suoi 14 kg, mi sembra, in acciaio totale, tutta in acciaio cromo, con le sue belle gomme da 27,5 plus da 2.8, e ha tutto il mio rispetto. Guardate che bella, ovviamente ho messo il comando da mountain bike con un extender alla fine della drop bar, come vedete. Ho adattato questo bruttissimo, perché prima era una schifezza, portapacchi della Ardently, ma studiando e lavorando e prendendo dei pezzi anche di altre parti, l'ho adattato perfettamente a questo stile di bici, e appoggia sul canotto dello sterzo del telaio, e è protetto da una protezione in spugna, perciò non va a rovinare il telaio. E si attacca a degli attacchi portapacchi standard che c'ha questa bici. Vada Dio, non si muove, non fa scherzi. Abbiamo anche i parafanghi qua, abbiamo anche delle borse da telaio, e abbiamo, dopo vi farò vedere le altre due borse che vi farò vedere, ve la farò vedere anche con dei pannier molto interessanti. Questa bici è favolosa, spettacolare, la adoro. Viaggia in strada, fuori strada. Sono andato anche a fare una palude tempo fa, se avete visto le foto. Fa di tutto. È una bici da bikepacking, da touring, da avventura, interessante. Col drop, secondo me, si aggiunge una caratteristica in più, perché diventa più aggressiva nella guida. E intanto mi bevo questa tisana qua a salutare di lunga vita, che ovviamente non è, questo è un rum cola, ok? Grazie. Oggi sgarro, perché tra Ethernet e porcate ne ho viste un po' troppe. Allora, prossimo video vi faccio vedere questo racchettino con varie
tipologia di borse. Ok? Ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi, mettete mi piace, like, subscribe, sottoscrivetevi, condividete, perché vi faccio vedere tante cose belline, belline, bello. Sì. Ciao, ciao.